Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, in questa breve puntata ragioneremo rapidamente della questione della linea editoriale e del target di utenza. Tutti i corsi di blogging e podcasting si riempiono, a mio parere, la bocca di target di utenza. Fa molto marketing, ma in realtà, a mio avviso, è un falso problema, in quanto il target è legato alla vostra linea editoriale. Ossia, in termini di blogging e podcasting, essendo la linea editoriale ciò che più vi appassiona e gli argomenti su cui siete più ferrati, automaticamente la linea editoriale definisce anche il target di utenza a cui vi andrete a riferire. Mi spiego meglio. Se siete appassionati di racconti fantasy, questo probabilmente potrà sfociare in fiabe per bambini. Il grosso dell'utenza di racconti fantasy, si pensi ai milioni di copie del libro di Harry Potter comprati dai bimbi, avranno automaticamente come target bambini o mamme o genitori che leggono fiabe ai figli. In questo caso, la linea editoriale autodefinisce il target di utenza a cui vi riferirete. Se siete appassionati di camping, i vostri contenuti potrebbero essere potenzialmente utili sia ai bambini ed adolescenti scout, tanto quanto ad appassionati di bushcraft e survival. Mentre però gli appassionati di bushcraft e tecniche di sopravvivenza non saranno interessati a contenuti entry level di camping o recensioni su roulotte, camper e quant'altro, ma piuttosto a recensioni di materiali specifici e tecniche di mimetizzazione oppure a recensioni di manuali. I bambini ed adolescenti di camper e di roulotte sicuramente non le potrebbe fregare di meno, però magari potrebbero essere interessati a consigli su come fare il sacco e montare una tenda. Ai genitori o a chi è interessato all'acquisto di eventuali camper oppure di roulotte, invece la situazione potrebbe essere diversa. Anche in questo caso, la vostra linea editoriale, ossia il taglio degli argomenti e i contenuti e il livello di approfondimento che darete a questi, che rappresentano anche i vostri interessi personali e le proprie passioni, le vostre passioni, automaticamente definiranno il target. Se siete interessati al fenomeno UFO nel passato, ossia alla paleofologia, è ovvio che la vostra linea editoriale automaticamente profilerà il target di utenza, tagliando fuori tutte le persone a cui non interessa la questione UFO ed alieni nel passato, se non a livello di banale curiosità. Profilazione del target di utenza non serve ai blog hobbistici perché i contenuti che metterete saranno un magnete che catalizzeranno appassionati simili a voi. Il livello di approfondimento che darete ai contenuti per dimostrare se avete stoffa o meno, se sapete il fatto vostro o meno, dipende da quanto siete informati sui fatti oppure da quante informazioni avete raccolto e vi siete documentati di più dei vostri competitor, per appunto differenziare i vostri contenuti dai vostri competitor. Quindi i vostri interessi e la vostra passione, anche in questo caso, definendo la vostra linea editoriale, automaticamente definiranno anche il target a cui vi state riferendo. La profilatura per età, per titolo di studio che spesso si sente dire in vari corsi di blogging e podcasting che viene un po' riportata a memoria, serve ai portali per appioppare la pubblicità e le affiliazioni nei banner. Ad esempio, in un sito dedicato all'uncinetto, la pubblicità o affiliazioni di nuovi anfibi survival oppure di tende da campo sicuramente non produrranno effetto. Invece, in un blog di uncinetto, i banner e affiliazioni di giocattoli per bambini o scarpe per donne invece potrebbero ottenere più successo. Quindi, in due parole,
Quando definite la vostra linea editoriale, creata dai vostri interessi e dal vostro livello di cultura e dalla vostra volontà di approfondire i temi per smarcarvi dai vostri competitor diretti, automaticamente la linea editoriale andrà a fissare anche il target di utenza a cui vi riferite. Io spero che questa lunga chiacchierata vi sia risultata utile. Un saluto. Ciao.